Questa è una denuncia che mi sento di fare perché già stiamo assistendo a strani movimenti. Allora, l'appello che faccio è innanzitutto alle famiglie che in questo momento hanno già in casa persone fuggite dall'Ucraina. Queste persone devono essere denunciate presso la questura massimo 2 giorni dopo il loro arrivo, perché la questura li deve poi smistare sulle ASL e la documentazione deve essere completa, onde evitare che queste persone, queste famiglie che accolgono, vengano avvicinate da pseudo professionisti dell'imbroglio. Noi come associazione Don Antonio Bello abbiamo aperto un punto presso la nostra sede, che è nel provveditorato agli studi di Avellino, con personale qualificato, avvocati, psicologi eccetera. Li devono accompagnare presso di noi o direttamente in questura, per l'amore di Dio, non è che devono passare da di noi. Tutto noi lo facciamo gratuitamente. Abbiamo queste persone che si interesseranno poi di accompagnarlo presso la questura, fare l'autodenuncia e iniziare l'iter burocratico per il riconoscimento che devono avere come diritto. Purtroppo bisogna fare attenzione ai faccendieri, perché io poi non so come definirli queste persone. Ci sono persone che chiedono soldi per quanto riguarda le documentazioni. Michele, queste cose bisogna dirle, perché ora è il momento dell'aiuto vero, della solidarietà, quella vera. Allora, qui come al solito, quando si sente odor di affare, c'è gente che si muove. Allora, pure questa questione dei trasporti. Il trasporto, se è fatto, va fatto, come dire, in modo volontario, gratuito, perché è chiaro che se si avvicinano queste persone e si promette che partirà un pullman, che però ad ogni persona corrisponde 100-150 euro per il trasporto da Milano, da Verona, da Bergamo, dove stanno facendo i concentramenti, per portarli qui in Irpinia. Mi sembra un po', come dire, un assurdo, visto e considerato che questa gente, quando stava in patria, guadagnava 60-70 euro di stipendio. Chiedergli magari 2 volte, 3 volte il loro stipendio, quindi 150-200 euro, mi sembra proprio un furto. Allora bisogna che la gente queste cose le denunci, in modo che vediamo di allontanarli questi personaggi, perché sennò correremo sempre il rischio, come è successo per gli africani, i famosi 35 euro, non si sapeva chi se li pigliava, poi abbiamo detto che se li pigliavano quei poveracci che arrivavano qui, invece erano le cooperative che magari, come la cronaca ci ha raccontato. Quindi se dobbiamo fare, come dire, assistenza a questa gente, aiutarli, dobbiamo fare in modo onesto e in modo gratuito. Questo è, come dire, è quello che ci deve spingere, altrimenti sono affari che uno fa, ma non va bene. Allora cerchiamo che ognuno che conosce denunci questo fatto, così quantomeno li mettiamo all'angolo queste persone e cerchiamo di fare le cose in modo onesto.